Bentornati. Oggi affronteremo molto brevemente un argomento parziale della filosofia di Pascal, ovvero l'argomento della scommessa su Dio. L'argomento che in qualche modo il filosofo, teologo francese ha elaborato per indurre, per spingere o per mostrare la ragionevolezza della fede. D'altro canto, secondo Pascal, noi possiamo soltanto scommettere con o contro Dio, né tantomeno possiamo esimerci dallo scommettere circa l'esistenza di Dio. Però, prima di tutto, la sigla. A dopo. Allora, dicevamo, secondo Pascal, noi non possiamo evitare di scommettere. Allora, scommettiamo che Dio esista. Avremo due possibilità: o che effettivamente Dio esista, oppure che effettivamente Dio non esista. Nel caso in cui io scommetto sull'esistenza di Dio e Dio esiste, allora io guadagno, ottengo, guadagnerò, avrò, riceverò i beni eterni, ovvero la beatitudine eterna. Se invece io scommetto sull'esistenza di Dio, ma Dio non esiste, allora avrò perso solamente i piaceri mondani, cioè dei beni materiali. Nel caso in cui invece io scommetta sulla non esistenza di Dio, ovvero che Dio non ci sia, ed effettivamente Dio non esista, allora io avrò guadagnato i piaceri mondani, cioè i beni materiali, i beni finiti. Ma se malauguratamente Dio invece esistesse, e io ho scommesso contro Dio, allora io perderò, avrò perso, non otterrò i beni eterni, cioè non guadagnerò la beatitudine eterna. E allora, ponderando i quattro casi in funzione delle due possibilità, scommettere su Dio, scommettere contro Dio, cosa conviene fare? Beh, evidentemente per Pascal sicuramente conviene scommettere sull'esistenza di Dio, in quanto il risultato, l'esito della scommessa, quanto potremo guadagnare, supera, sovrabbonda, sopravanza costantemente quanto invece potremmo perdere. E allora è meglio garantirsi, ottenere la posta massima in palio, cioè la beatitudine eterna, anziché limitarsi a vincere i beni terreni o i piaceri transeunti del mondo. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo alla prossima.